di nuovo a tutti. Allora, io ho già registrato due clip di questo video che, come facilmente intuibile dal titolo, parla dell'applicazione delle primissime impressioni di questo fondotinta liquido di Inika. Inika è un brand di make-up organico australiano che adesso viene rivenduto in Italia grazie alla Jada Distribution. Io sono stata gentilmente omaggiata di questa Menitaglia al Sana, di cui ho già caricato il video. Come dirò anche dopo, sulle labbra indosso il rossetto Beautiful Mess di Defa Cosmetic. Questo è quanto. Allora, io ho girato questa mattina presto, quindi in quella parte del video parlo a voce bassissima, in cui applico il fondotinta. Poi ho girato una clip appena rientrata a casa, in cui, quindi, il video dell'applicazione è po' prima delle 7 di mattina. Il video di aggiornamento con una luce buona come questa è delle 18. E adesso vi parlo un pochino meglio. Appunto, io ho la colorazione Honey, che come vedete è perfetta per adesso che sono abbronzata. Non sono più abbronzatissima come prima, però è perfetto per questo periodo. Le colorazioni in totale sono 6. Ci sono sia colorazioni per chi ha il sottotono rosa che per chi ha un sottotono giallo come me. Questo è un fondotinta liquido con acido ialuronico ed è Certified Organic, e questo è 71% organico. Non è testato sugli animali, è vegano, è certificato, come ho già detto, ed è il liquid foundation perché hanno anche il fondotinta in polvere e anche la BB cream. È ipoallergenico e dermatologicamente testato. Allora, cosa dire? Mi sta piacendo molto. Io l'ho applicato. Allora, questa è una confezione da 4 ml, quindi ci farò sicuramente delle altre applicazioni. E come vedete dall'applicazione, il video che metto dopo, io l'ho steso e applicato con le dita. È una cremina, è un fondotinta in crema, liquido, ma non liquido, è compatto. È una cremina densa, abbastanza asciutta, quindi per me l'applicazione con le mani è l'opzione credo migliore, o se volete usarlo con un pennello o con una spugnetta, però mettete un po' di fondotinta alla volta, lo picchiettate, lo applicate e poi proseguite. Questo anche se lo fate con le dita, perché avendo questa formula io vi dico secca, ma non dovete intendere questo secco adesso in termine negativo. Questa formula più asciutta, ecco, forse è il termine migliore. Si lavora bene, ma si deve lavorare in rapidità. Se voi lo mettete e poi aspettate troppo tempo, siccome mi ha dato proprio l'impressione di fissarsi rapidamente, poi rischiate di fare un po' strucchietto. Va lavorato con un pochino di attenzione, ma si stende comunque velocemente da quello che ho visto stamattina. Perché, se non è tirato, tra virgolette, se non è picchiettato e lavorato bene, può lasciare un po' delle righe, diciamo così. Allora, io qui, dove sapete che ho le maledette macchie, non ho messo correttore, non ho messo niente e ha avuto un buon effetto. La compresa è media. Per la texture, secondo me, è anche stratificabile. Io poi qui ho aggiunto il correttore più che altro per schiarire un pochettino la zona, perché altrimenti era tutto troppo compatto, troppo piatto. Questa zona qui della macchia, nel senso che in generale questa copertura mi è piaciuta perché non è né troppo blanda, quindi non è che rende, non è come, che ne so, la BB cream di Dior che praticamente quasi non aveva un effetto coprente, ma non è né troppo pastone né troppo coprente e non è nemmeno particolarmente matte. Dà una buona satinatura, luminosità alla pelle senza però essere troppo luminoso. A me i fondotinta che fanno un effetto troppo dewy e in generale l'effetto dewy non piacciono su di me. Questo secondo me, io ho una pelle come sapete nor da normale a molto secca. Nonostante appunto abbia questa formula asciutta,
e che si fissi. Io poi ho messo un velo di cipria, forse più per abitudine che per necessità. Allora, innanzitutto rende la pelle al tatto morbida e liscia. Non lo sento, non l'ho visto assolutamente sulla pelle, considerando che questa è la prima volta che utilizzo un fondotinta da mesi, perché io credo di aver smesso di usare il fondotinta a maggio. Al massimo posso averlo utilizzato la prima settimana di giugno, ecco, ma nemmeno. Dopodiché ho riapplicato questi giorni, quando sono stata al matrimonio, la CC Cream di Erborian, che ha una texture assolutamente non da fondotinta, perché non ha fondotinta. E non sento assolutamente l'impressione di aver usato un fondotinta liquido sul viso, con tutto ciò che qui la temperatura si è molto abbassata, ma oggi insomma va molto meglio, c'è il sole. Poi ovvio che non stiamo parlando di un test fatto con 30 e passa gradi. Nonostante appunto il tipo di formula, lo consiglio anche per le pelli come le mie, perché non mi ha segnato le zone dove c'è sempre quel pochino più di secchezza, e soprattutto non mi ha nemmeno segnato questa zona qui, dove io ho delle, o anche qui sulla fronte, ci sono dei fondotinta che hanno una formulazione più secca e quindi mi evidenziano le rughe di espressione, le linee di espressione che ho sulla fronte o le zone dove sono un pochino più secca, tipo qui adesso. Però, avendo questa formula asciutta e fissandosi rapidamente sul viso, secondo me può essere buono anche per chi ha una pelle mista, non grassa. Però per chi tende magari ad avere la classica zona T leggermente più appunto mista, quindi un po' più oleosa, diciamo così, ma non proprio oleosa, proprio la pelle mista che tende a lucidarsi in questa zona più facilmente, questo potrebbe essere un buon prodotto. E quindi per il momento l'impressione è totalmente positiva. E per quanto mi riguarda, se la memoria non mi inganna, questo è il primo fondotinta eco bio che mi è piaciuto da subito e che mi sta piacendo, perché io ho provato qualche altro campioncino di base di BB cream o fondotinta bio ed eco bio, e per la mia pelle, che appunto tende ad essere secca, non andavano bene perché erano tutti troppo corposi e troppo consistenti. Adesso ovviamente io ho fatto solamente un uso, quindi non è assolutamente una recensione, sono delle prime impressioni. Continuerò ad usarlo soprattutto perché appunto quando poi andrò a perdere l'abbronzatura, questo sarà un colore troppo scuro per me, e quindi ci aggiorneremo. Però per un primo utilizzo mi è piaciuto, ecco, questo sì. Niente, vi lascio con le due clip. Ribadisco, la prima che vedrete, che è quella dell'applicazione, siccome l'ho girata la mattina molto presto, praticamente è quasi un ASMR. La seconda parte parlo a voce normale, ma la parte dove praticamente parlo a bassissima voce, la cosa fondamentale è che voi vediate mentre io lo stendo, secondo me. Quindi per il momento è tutto. Se avete domande, opinioni, commenti, qualsiasi cosa, ci sentiamo nel box dei commenti. Spero che in qualche modo, spero di esservi stata utile in qualche modo. Un bacio e al prossimo video.
Ve lo farei vedere con la stessa luce. Primo impatto molto positivo. Ciao di nuovo a tutti. Allora, sono le 18. Vi volevo fare vedere lo stato del fondotinta anche a questa bella luce, questo che è uscito un pochino di sole. Io mi sono truccata alle 7 meno un quarto. Facciamo anche alle 7, dai, anche se mi sono truccata prima perché alle 7:05 sono uscita di casa. Comunque, il rossetto che mi vedete indossato è quello di DEFA Cosmetic Beautiful Mess. Il colore è bellissimo, molto particolare. Cioè, non me lo saprei descrivere. Mi sta piacendo molto per il momento, però ragazzi, non primissime impressioni di più, perché è abbastanza resistente ed è estremamente confortevole. Perché l'altro giorno l'ho portato praticamente tutto il giorno e non mi sentivo assolutamente le labbra secche, nonostante sia un effetto un rossetto matte. Allora, ecco qui. Questa è alla luce meno diretta. Ora, niente, finisco questa clip perché il resto del video con le prime considerazioni lo giro seduta comodamente, devo anche mettere in carica il telefono.